benvenuto al presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini. Buon pomeriggio, presidente, benvenuto. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, è un piacere, per parlare di un appuntamento che si terrà domani alle 17 a Villa Lattanzi. In cosa consiste, presidente? Beh, è un evento che ci avevano chiesto dal MISE di poter realizzare nella regione Marche. Loro lo volevano realizzare in Ancona. È un incontro conoscitivo da parte del Ministero del MISE, sì, con la Cassa Depositi e Prestiti, sì, e con il responsabile con delega alle imprese del MAECI, Maglio Di Stefano, sì, volevano presentare le novità che loro hanno ora per poter aiutare il sistema imprenditoriale dei nostri territori marchigiani. Ok, quindi e lì abbiamo ho preferito più che farlo in Ancona, spostarlo su una territoriale, e su Fermo oggi più che mai è importante, perché MISE aggancia il discorso dell'area di crisi complessa sulla calzatura che il ministro Di Maio ha firmato da alcuni mesi. Ci sono stati degli incontri anche a Roma con le associazioni di categoria, il presidente Melchiorre di Confindustria, la presidente della provincia, sia di Macerata, il dottor Bettinari, che la nostra Caligola, e qual località migliore era Fermo per portare questo evento. Ecco, presidente, lei che ha un po' la percezione a livello regionale, no, di quella che è la situazione economica e imprenditoriale, soprattutto di quelle realtà che caratterizzano il nostro tessuto, penso al maceratese, al fermano alpiciano, ovvero le piccole imprese anche artigianali. So che lei, insomma, viene da CNA, quindi ha particolarmente a cuore quella che è la realtà artigianale, no, della nostra regione. Quali sono le opportunità che possono cogliere e qual è la strada che si prevede per il futuro per queste realtà? Beh, il governo sta portando avanti alcune linee che tengono in considerazione il sistema imprenditoriale che noi abbiamo. Certo, anche il nostro tessuto territoriale dei luoghi che è descritto appena tu, ma anche a livello regionale è fatto da piccole e microimprese ancora. Eh sì. Il tessuto imprenditoriale ha una connotazione più che altro di imprese individuali. Uh-huh. Adesso poco alla volta stanno diventando società, SRL o chi anche più strutturato, SPA, poche, però alcuni stanno diventando anche SPA, però ecco, il tessuto è di ditte individuali. Dobbiamo trovare un sistema, e con il governo, anche con l'ultimo incontro col ministro Di Maio che abbiamo avuto come Camera di Commercio, abbiamo portato all'attenzione la difficoltà del nostro sistema imprenditoriale di poter agganciare delle linee di intervento che il governo le mette in campo. Ecco qui. Oggi bene. Poi il credito diventa importantissimo. Sì. Dopo 10 anni tra crisi economiche, stagnazione, purtroppo difficoltà dovuta al fatto di alcuni dati che hanno messo sulla comunità russa, per esempio, dove sì, il territorio fermano esportava gran parte dei propri prodotti, ha messo in ginocchio parecchio il tessuto imprenditoriale. Costi molto alti dei nostri lavoratori. Che non vanno ai lavoratori, ma bensì vanno a altre, all'INPS o all'INAIL, su altre percentuali. Quindi un costo del lavoro che non ci rende competitivi, no, presidente? Immagino che sia questa un po' una delle problematiche. Lei ha parlato di un tema molto molto importante, perché di fatto rappresenta investire nel futuro, ovvero l'accesso al credito, perché la nostra regione, lei lo conosce meglio di me in quanto come presidente della Camera di Commercio, poi ogni giorno immagino incontri tante realtà belle e soprattutto creative, è fatta di tante idee, di tanti ragazzi che hanno delle idee che vorrebbero mettere in pratica. E quando lei parla anche di accesso al credito, significa anche dare fiducia a queste realtà imprenditoriali che possono partire da una persona sola, come diceva lei, e poi piano piano però crescere e svilupparsi se indirizzate nel modo giusto.
Sì, indirizzate nel modo giusto, accompagnate da professionisti, però il sistema bancario deve crederci. Qualsiasi startup, no, ormai la storia ce lo insegna, ha una durata di 2-3 anni, poi in quel momento serve nuova linfa per poter iniziare tutto il processo di vita dell'azienda. E molte volte anche delle idee buone, ottime, hanno mancanza di garanzie, mancanza di appoggio bancario. E qui si è fatto molto bene nelle Marche a realizzare un Confidi unico con la Regione Marche, aggregando dentro l'SRGM i confidi della CNA, con Partigianato, con Confindustriaferma, per poter avere un confidi che potesse sostenere le aziende, ma anche questi tipi di start-up. Oggi la fiducia, abbiamo una cultura differente noi dall'America e da altri territori, dove le start-up sono un valore aggiunto. Noi purtroppo dobbiamo credere molto più ai giovani, dobbiamo credere alle loro idee, e anche se un'idea è fallimentare, capire che non sempre un fallimento è la fine di un essere umano, assolutamente no. Può essere l'occasione per raddrizzare il tiro, no? Sì, ecco. Può essere l'occasione per cambiare un modello, ripartire, ma anche qui ci deve essere una normativa che agevola l'imprenditore a restare sul mercato, perché un imprenditore che purtroppo, magari non per colpa sua, ma per una dinamicità del mercato, si è trovato in difficoltà o non la ha avuto dei protesti e così via, certo, ha dei problemi per rientrare sul mercato e avere credito. Mi sembra, fammi passare la parola, mi sembra il periodo degli untori, non è che uno ha avuto un problema ha la bestia addosso. Dobbiamo credere nel mondo imprenditoriale. Il mondo bancario senza le imprese non esisterebbe. Allora bisogna avere forza, coraggio e aiutare le imprese, anche quelle che sono in difficoltà, perché oggi più che mai dare fiducia all'imprenditore è ridare economia, ridare solidità, coesione sociale e trovare ancora forza lavoro per i nostri giovani. Esatto, e ben vengano incontri anche come quello di domani, Presidente, in cui si può anche cogliere l'occasione per fare il punto, aggiornarsi e anche conoscere quelle che sono le nuove normative con nuove potenziali opportunità da poter cogliere. Quindi insomma ben venga, e invitiamo tra l'altro a partecipare domani pomeriggio alle 17 a Villa Lattanzi per questo momento importante di confronto, ma anche di condivisione di esperienze e di aggiornamento con quelle che sono eventuali opportunità, e quindi ben venga anche il ruolo di coordinatore in questo della Camera di Commercio. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro, e ci risentiamo presto, Presidente, per qualunque cosa siamo a disposizione per divulgare quella che è la vostra attività. Ti ringrazio di cuore, buon ascolto a tutti e buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a lei.